Sono molte le dicerie su Gabriele D'Annunzio e quasi tutte vere. Poeta, aviatore, legionario, il principe di Monte Nevoso teorizzò e mise in pratica il motto «vivere la vita come un'opera d'arte». Gli eccessi a cui si lasciava andare ebbero pieno compimento durante la Repubblica di Fiume, da lui fondata il 12 settembre 1919. La repubblica più pazza del mondo, come è stata definita, e di cui D'Annunzio stesso scrisse la Costituzione. Era una repubblica che aveva come idea nazionale di base la bellezza. Prevedeva l'istruzione musicale obbligatoria, ma anche la pirateria come forma di sostentamento al posto delle tasse. Erano previsti un coro e una compagnia musicale in ogni comune e la costruzione di un anfiteatro con 10.000 posti. Lo stesso Toscanini si esibiva gratuitamente. I diritti universali dell'uomo erano garantiti e ogni giorno si festeggiava. Il vino scorreva a fiumi, anche se il pane mancava. La città di Fiume attirò in breve tempo artisti, filosofi radicali, piloti, marinai, emarginati, contrabbandieri e donne di facili costumi. D'Annunzio, dopo l'esperienza di Fiume, trascorse gli ultimi anni al Vittoriale, fra amanti di un tempo e nuove fiamme. Uno dei momenti più fantasiosi della sua vita fu un banchetto che organizzò a Parigi. Tra gli invitati, nobili, intellettuali, artisti, tutti eccitati per la partecipazione a un evento sociale importante e soprattutto perché la portata principale prevedeva bistecca di mammut. D'Annunzio si era procurato la carne tramite amici influenti che gli avevano presentato il conte russo Stenbock Fermor. E da lui il poeta ne aveva ottenuto parecchi chili. Il conte stesso aveva in precedenza provato la carne, che proveniva dalle isole Liakov, a nord della Siberia. Un mammut era stato trasportato a San Pietroburgo per finire nel Museo di Scienze Naturali, e la carne, una volta estratte le ossa e le zanne per la ricostruzione dello scheletro, era stata conservata nei frigoriferi. La cena si tenne all'Hotel Carlton e D'Annunzio dichiarò che aveva avuto grande successo. La carne, il cui sapore ricordava quello della tartaruga, era stata grigliata e servita con sei tipi diversi di salsa. D'Annunzio era convinto di aver mangiato carne risalente a 40.000 anni prima. Ma non era stato il solo a fare questa esperienza. Oltre al citato conte Stenbock, anche lo scrittore James Oliver Curwood l'aveva provata in un'altra occasione e aveva dichiarato che il gusto era non sgradevole. Lui però era convinto che la carne avesse addirittura 100.000 anni. Ma il primo in assoluto fu il professor Hertz dell'Accademia Imperiale delle Scienze di San Pietroburgo, il quale ebbe l'idea di assaggiare la carne dopo aver saputo che in Siberia i cacciatori di zanne nutrivano i loro cani con carne di mammut. E questo accadde quando un pescatore di nome Shumakov trovò un animale perfettamente conservato in un blocco di ghiaccio. E veniamo ai giorni nostri. Sembra che dopo ogni tempesta, sulle isole della Nuova Siberia, il mare porti a terra enormi quantità di zanne di avorio. Ma più vaste zone sono interessate dal fenomeno, come le foci dei fiumi Lena e Enisei, la penisola del Taimir e il Dogger Bank nel Mare del Nord. Ma ha suscitato scalpore anche il ritrovamento di un animale mummificato in Alaska, nel Klondike, lungo il fiume Yukon. Gli abitanti del luogo l'hanno definito grande cucciolo di animale. Il commercio di zanne di mammut è molto redditizio. In Siberia arrivano avventurieri da tutta la Russia per realizzare grandi profitti.
Ogni anno in Yakutia si estraggono tonnellate di avorio dal permafrost, che vengono poi avviate ai mercati cinesi e non solo. E questo accade da centinaia di anni, con un'offerta che rimane invariata. Non era difficile in passato assistere a carovane di 30 slitte trainate dai cani dirette in Cina. Sono dovute intervenire le autorità russe che hanno regolamentato i prelievi. Talvolta vengono rinvenuti anche interi animali con zanne fino a 3 metri. I mammut, una specie vegetariana, una volta esaminati presentano aspetti interessanti, come la presenza nel loro stomaco di piante e germogli mangiati in un periodo di fioriture perfettamente conservati. Si è parlato anche della possibilità di clonazione, considerato che i tessuti degli animali in molti casi sono ben conservati. Come viene spiegato tutto ciò? Le ipotesi sono tante, ma tutte girano intorno al cambiamento climatico dovuto a un ipotetico spostamento dell'asse terrestre che avrebbe reso dei luoghi prima caldi con clima tropicale dei posti freddi. Quindi, secondo tale ipotesi, circa 12.000 anni fa si sarebbe verificata una glaciazione. Ma questo non spiegherebbe l'improvviso congelamento con ancora cibo non digerito. Un'altra ipotesi parla di un'onda gigantesca dovuta all'impatto di un meteorite che avrebbe colpito la Terra migliaia di anni fa, che avrebbe spazzato gli animali da un posto all'altro e li avrebbe seppelliti nello strato di permafrost. Ma molti animali sono appena sotto il livello del terreno dove agiscono organismi viventi, i quali avrebbero dovuto attaccare i resti di un mammut morto fino a farlo scomparire, trattandosi di migliaia di anni. Secondo alcuni, invece, le ossa e le zanne possono avere al massimo 200 anni. Insomma, un mistero per gli scienziati, i quali ricorrono alla solita ipotesi del meteorite, così come gli storici davanti a un edificio antico ricorrono alle solite spiegazioni, cioè che si tratti di templi o tombe. Ma forse il giudizio degli scienziati è offuscato da un equivoco di fondo. Rifiutano di prendere in considerazione la possibilità che ci sia un paradiso faunistico a nord, l'Eden, un posto dove vanno a svernare gli uccelli, dove si dirigono gli orsi, dove dimorano le balene. Un posto con così tanta vita che spesso straripa. E molti esemplari all'anno giungono fino a noi trasportati dalle correnti e congelati nell'attraversamento della barriera di ghiaccio. Così discorrendo, ancora una volta siamo arrivati ai confini. Cosa ci sarà mai dall'altra parte? Chiudo con la testimonianza dell'ammiraglio Byrd resa dopo la spedizione al Polo Nord nel suo diario, in seguito scomparso. Disse di aver scorto un animale di notevoli dimensioni, simile a un mammut. In conclusione, se sentiremo parlare di clonazione di un mammut, potremmo anche pensare che sia stato catturato un esemplare. Когда вы песни на земле поете, тихонечко вам небо подпоет.